Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie per essere qui anche oggi pomeriggio. E sono qui per presentarvi oggi il terzo intervento all'interno della rassegna che abbiamo dedicato, a cui abbiamo dedicato il giovedì pomeriggio, dal titolo Ravenna, il Medioevo nascosto, piccoli approfondimenti sulla città medievale. Oggi abbiamo veramente l'onore e il piacere, io sono contentissima di ospitare qui e di poter presentare per la prima volta come direttore Maria Cristina Carile ed Elisa Tosibrandi, che appunto nel seguito del pomeriggio vi presenteranno il loro intervento. Queste due nostre ospiti sono in forza presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, campus di Ravenna, e Maria Cristina Carile dal 2018 è professoressa associata alla storia dell'arte bizantina, è specializzata in arte e archeologia e dedica la sua ricerca alla cultura artistica e alla circolazione dei codici di comunicazione visiva nel Mediterraneo tardo antico e bizantino. Elisa Tosibrandi, dal 2021 ricercatrice di storia medievale, si occupa di storia della cultura, della società e dell'economia del basso medioevo, con particolare interesse al rapporto fra vesti e società, alla produzione e al commercio di capi di abbigliamento. La conferenza che ci presentano oggi ci permetterà di conoscere nuovi dati su di un prezioso e raro corredo liturgico del pieno medioevo collegato all'arcivescovo Rinaldo da Concorrezzo, di cui ricorreva nel 2021 il settimo centenario della morte, essendo morto nello stesso anno appunto di Dante. Questo studio ci interessa particolarmente perché speriamo nel 2024 di poter proseguire con l'ebreo studioso un processo di analisi conoscitiva sono importanti numeri di tessuti alto medievali conservati presso il nostro museo. Infatti vi ricordo che appunto questo ciclo vuole porre la luce sulla Ravenna del Medioevo, che spesso magari viene un pochino trascurata e non viene apprezzata. Quindi la volontà di questo ciclo di interventi era proprio quello di porre la luce su questo periodo storico che interessa la nostra città. Colgo quindi l'occasione, prima di lasciare la parola, per ringraziarvi. Buon pomeriggio e buon proseguimento, grazie a tutti. Grazie infinite alla direttrice Cigliani e a tutti gli amici e le amiche, soprattutto al femminile del Museo Nazionale. Per noi venire qui, lo dicevamo prima, è bellissimo, perché ci sentiamo a casa, perché abbiamo lavorato lungamente con i colleghi e le colleghe del Museo Nazionale. E appunto, come ha detto la direttrice poc'anzi, non vediamo l'ora di continuare questo progetto che oggi vi presenteremo in parte attraverso una figura che è Rinaldo da Concorrezzo. Noi lo riconosciamo, meglio, la tradizione ravennate lo riconosce nell'affresco di un vescovo che era su un pilastro, il pilastro sud, nella perduta Basilica di Santa Maria in Portofuori. Basilica appunto che, come sappiamo, nel 1944 venne bombardata e dal pilastro il vescovo osservava o comunque proteggeva in qualche modo l'abside. Il vescovo, dicevo, lo riconosciamo come Rinaldo da Concorrezzo nell'affresco trecentesco, poiché gli affreschi attribuiti appunto al maestro di Santa Maria di Portofuori sono stati realizzati in concomitanza del suo episcopato. Muore nel 1321, un mesetto prima di Dante. E fu un arcivescovo importantissimo per Ravenna, un uomo di grande cultura, un uomo che riuscì a collocare Ravenna in un panorama davvero internazionale per quei tempi. Qui lo vediamo abbigliato nelle più alte vesti, nei più alti simboli di status del suo tempo, status episcopale. E ad esempio alle insegne del vescovo, la mitra, in questo momento il pastorale, il palio. Poi però anche dei guanti che sono sopra i quali spuntano degli anelli, delle gemme, e ancora ha una casula
che è questa cappa che poi vedrete alla fine di questo, di questo nostro intervento, sono convinta che vi ricorderete perché ne parleremo a lungo. Casula che in questo caso è riccamente operata oppure riccamente ricamata, vedete, con queste rosette. Quando nel 1321 appunto morì, fu sepolto in una sepoltura privilegiata, in un enorme sarcofago tardoantico, uno dei più belli esempi di sarcofagi tardoantichi di Ravenna, che poi fu posto nella cappella della Madonna del Sudore. All'interno, l'interno del sarcofago fu ispezionato diverse volte nel tempo e si contano almeno 6 ricognizioni fra il XVI secolo e il 1908. Diverse ricognizioni proprio fra la fine del 500 e il 600. Una in particolare fu importante nel 1636, o dopo meglio, un'alluvione molto devastante per Ravenna che ci fu nel 1636. In quel caso le spoglie del vescovo, ma anche i suoi abiti funebri, perché di questo parleremo, furono raccolti in una piccola cassetta, perché il fango, ormai purtroppo lo sappiamo benissimo cosa succede durante l'alluvione, aveva invaso anche l'interno del sarcofago. A quel punto, dicevo, il corredo viene tutto sporco e malmesso, lo sappiamo dalle fonti, riunito all'interno di una cassa che viene posta di nuovo all'interno del sarcofago. Passa del tempo, ci sono nuove ricognizioni. Nel 1908, fra il 28 e il 30 aprile, l'ultima ricognizione. Ricognizione alla quale peraltro assistette anche un erudito del tempo, Muratori, che poi pubblica un articolo e ci lascia nell'articolo una lista di quanto trova all'interno, di quanto si trova all'interno della cassa. E annovera Muratori una tunicella, una dalmatica di stoffa unita leggera con un gallone di tessuto delicatissimo a gigli, rosette, triangoli, girali di rami, righe verdi e azzurre. La casula, che è foderata di taftà, adorna di fiorame policromo, amplissima, con bande o guarniture, aurifrisi e aureliste. Quindi lui li riconosce come oro, queste bande d'oro. Di broccato e ricamo, a rombi variamente intersecati, con disegni geometrici picchiettati di fioretti verdi e purpure. Ancora, brani della stola e del manipolo, con fiocchetti dello stesso lavoro. E poi la fodera di un cuscino con nastro sottile intorno, i guanti di filo grosso di seta con all'estremità un bordo a fiori d'altro colore ma di identica materia, e le attaccature, l'impronta del circulus aureus, dei galloni, comunque delle applique dorate. Il cinculum di seta a intrecciatura rotonda ancora annodato, altri cordoncini di seta intrecciatura piatta, forse appartenenti ai calzari, le suole di sughero dei sandali pontificali e un pezzo del bordo dei sandali di raso broccato d'oro con legacciuolo. Scarsi e malcerti vestigi dell'alba, nessuna del palio, della mitra e d'altre parti degli abiti liturgici. È una lunga lista. È una lunga lista e capiamo immediatamente che le vesti funebri del vescovo erano ricchissime. Non ci sono quasi documentazioni visuali, ovvero rimangono alcune fotografie che sono state stampate nell'articolo di Muratori, ma sono un po' difficili, sono in bianco e nero, la pubblicazione appunto ha più di 100 anni, no, diciamo che le foto non erano perfette, però ci lascia un disegno, Muratori, disegno dei calzari. Ora, alla fine di questa ricognizione, questi materiali vengono portati al Museo Arcivescovile, anzi scusate, in Arcivescovado, perché il Museo Arcivescovile non esisteva ancora. E invece le ossa, i calzari appunto
e materiali che appartenevano al corpo del vescovo vengono richiusi in una cassa e rimessi all'interno del sarcofago, perché stiamo parlando di reliquie, e sono reliquie anche queste in realtà. E dopo capiremo anche uno dei problemi che ci interessano in questo momento nel nostro progetto. Ad ogni modo, nel 1908, quasi immediatamente, la curia arcivescovile capisce l'importanza del corredo di Rinaldo e si mette in contatto con la Biblioteca Vaticana. Alla Biblioteca Vaticana, in quel momento, Cardinal Erle aveva iniziato un laboratorio di restauro, ovvero erano i primi esperimenti, o meglio, i primi restauri operati dal Vaticano in dei laboratori che poi sarebbero diventati nel 1921 i laboratori di restauro della Vaticana, che ancora adesso sono fra i migliori centri di restauro mondiali. In quel momento, e noi abbiamo fatto un lungo spoglio delle carte del Museo dell'Archivio Arcivescovile e non solo, anche della Biblioteca Classense e delle carte di archivio, in quel momento, il 30 agosto del 1908, il cardinale Franz Erle scrive appunto al cancelliere di Ravenna dicendogli che la casula era arrivata integra nei suoi laboratori. Ancora il 2 novembre del 1908, sempre il cardinale Erle riscrive al cancelliere dicendo che il restauro era già quasi finito, e allora in quel momento, siccome Corrado Ricci era appunto la Vaticana, il cardinale gli mostrò la casula. Ora, la casula. Sappiamo che anche qualcos'altro fu inviato alla Vaticana, ma non sappiamo cosa esattamente. Sto parlando del corredo, ovviamente, di Rinaldo. E di quel corredo, appunto, se la casula adesso è in mostra al Museo Arcivescovile, nella Sala delle Pianete, e la possiamo vedere tutti, il resto del corredo è invisibile, o meglio non lo trovavamo più, non sappiamo che fine ha fatto, tranne degli elementi del corredo, elementi particolarmente importanti sia per il loro contenuto, stiamo parlando di guanti di seta con appunto le famose chiroteche che hanno delle applique di smalto al centro, il cingulum e dei brandelli di altri tessuti. Il secondo motivo per cui sono importanti è appunto che sono reliquie. Infatti questi oggetti erano chiusi in un quadro, davvero sotto vetro, fino a 2 anni fa, fino al 2021, quando li abbiamo, ovviamente con gli auspici delle persone, delle istituzioni che li conservano, li abbiamo spostati e li abbiamo messi in sicurezza con una restauratrice in una serie di pacchettini di carta non acida, in modo che non si degradassero più di quanto era già successo. Ma dove erano le vesti? La lista del muratore è lunghissima, e del corredo di Rinaldo noi conoscevamo solo quello che era contenuto in questa che vedete in questa slide. Dunque, oggi presenteremo effettivamente altri elementi del corredo di Rinaldo che siamo riusciti a rintracciare in questi ultimi anni. E diciamo che la nostra ricerca si è imbattuta nelle vesti di Rinaldo e nel corredo di Rinaldo, perché è dal 2017 in realtà che io pensavo a altri vescovi e ad altri corredi, ovvero ai corredi dei vescovi che erano stati sepolti fra il VII e il IX secolo a Santa Apollinare in Classe. E riflettendo appunto su quei corredi e cercandoli, con gli amici del Museo Nazionale, anzi le amiche, li avevamo rintracciati al Museo Nazionale. Quelle vesti nel 49 furono portate da Mario Mazzotti in Curia,
quando appunto si procedette con la ricognizione di quei sarcofagi, furono messe in sicurezza in curia, in quello che poi diventerà il Museo Arcivescovile effettivamente. Quelle vesti appunto erano al centro della nostra ricerca, ricerca iniziata nel 2018 con Elisa Tosibrandi, che non solo è un'amica ma è una collega che, come avete sentito, si è sempre occupata di abiti, non così antichi, ma ci siamo incontrate in questo. E dunque, dicevo, nel 2018 iniziamo la ricerca sugli abiti cerimoniali degli altri arcivescovi di Ravenna e nel 2018 facciamo, grazie agli auspici dell'allora direttrice del Museo Nazionale Emanuela Fiori, e ringrazio sicuramente anche Serena Cigliani perché sta portando avanti il progetto così come l'avevamo iniziato con Emanuela Fiori, facciamo una survey, ovvero uno spoglio di tutti i reperti tessili contenuti in questo museo, e ne troviamo moltissimi, moltissimi appartenenti probabilmente a set diversi, ce ne eravamo già accorte. Ancora in seguito eravamo andate in curia, dove grazie a Don Lorenzo Rossini avevamo avuto l'onore e la possibilità di fare la stessa cosa, osservare inventariati tutti i reperti tessili appartenuti a vescovi, ed era quello che vedete qui e poco altro. In tutto ciò abbiamo iniziato, durante questo studio, abbiamo iniziato a notare delle particolarità che ricorrevano e che univano i materiali posseduti in un museo e in un altro. E ad esempio ci sono dei ricami a forma di pappagallo, ricami finissimi, ricami di filo metallico, d'oro e forse anche d'argento, che erano stati realizzati su una seta. Al Museo Nazionale troviamo in realtà un tesoro, per esempio appunto una banda unita ancora con una serie di pappagalli che qui capiamo essere originariamente inseriti all'interno di racemi cuciti appunto su una seta, gli stessi. Dall'altra parte troviamo anche una banda piuttosto lunga, di più o meno una ventina di centimetri, con dei volti, dei busti inseriti all'interno di ogive. Il materiale è sempre preziosissimo, lo vedete un po' scuretto perché ha bisogno di pulizia e restauro, ma in realtà si tratta di oro. Si tratta di oro appunto ricamato in modo da formare dei volti nimbati e all'interno di un contesto appunto di ogive. All'interno di quel quadro che guardavamo prima troviamo un brandello che niente è se non un'ogiva che ha perso la testa, che ha perso il busto che era all'interno. Quindi già capiamo, attraverso lo studio di tutti questi reperti, che siamo di fronte a qualcosa identificato da una parte come il corredo di Rinaldo e è ritrovato in questo museo, il primo mistero che ci portavamo avanti. Inoltre troviamo in questo museo, conservate benissimo questa volta, delle vesti. Qui vedete la parte anteriore di una tunica e di una dalmatica, dopo le vedremo bene e capiremo cosa sono. Come capite, vedete lo stato di conservazione è molto precario. In realtà è ottimo, perché negli anni 90 la soprintendenza Iannucci, in quel caso, aveva provveduto a recuperare tutte le vesti, sia quelle dei vescovi di Santa Apollinare in classe che di tutti gli altri, tutte le vesti contenute al Museo Arcivescovile. Le aveva portate qui, le aveva fatte restaurare da Claudia Kusch fra il 94 e il 98, che era una restauratrice di grande fama all'epoca,
E dall'epoca e da allora sono stati riposti, ricomposti per quanto fosse possibile e messi in sicurezza effettivamente. Messi in sicurezza, ma come vedete è qualcosa di estremamente fragile. Questi abiti hanno anche degli inserti, ovvero delle applicazioni in tessuto, in questo caso, come vedremo poi, in piccoli telai, che appunto impreziosiscono la veste. E in questo caso vediamo una banda con degli scacchi, a loro volta formati da ulteriori scacchi. Nella casula, all'interno proprio del tessuto applicata alla casula di Rinaldo, abbiamo invece trovato una cosa molto simile. A quel punto, durante i nostri studi, ci siamo resi conto di un'enorme scoperta. Abbiamo ritrovato in parte quel corredo che si era perso, il corredo di Rinaldo. E in parte è visibile, per fortuna non lo è per quanto riguarda il Museo Nazionale, perché i tessuti purtroppo sono dei materiali la cui conservazione è estremamente difficile, però in sicurezza. Svelato questo mistero, noi abbiamo iniziato a studiare per quanto possibile gli elementi maggiori, e oggi faremo questo: vi presenteremo gli elementi più importanti di questo corredo, quelli per i quali abbiamo già dei dati da presentarvi, tenendo presente che finora noi abbiamo lavorato a livello macroscopico, autoptico. Ovviamente abbiamo visto e toccato con i guanti in tutti i sensi questi oggetti, abbiamo fatto una parte di studio per capire veramente la storia di queste stoffe, ma soprattutto della composizione di questi abiti, della loro provenienza. Bisognerà andare avanti nella nostra ricerca. Adesso abbiamo chiesto fondi e stiamo cercando di procacciare i fondi per continuare con le analisi di laboratorio, chimiche e fisiche, e soprattutto per un grande progetto di restauro che possa appunto dare ragione delle evidenze anche senza toccarli, in un progetto anche di musealizzazione dunque. Ma su questo magari torneremo. Adesso osserviamo gli elementi maggiori del corredo di Rinaldo. E come vedete, già dalle poche cose che avete osservato, notiamo subito che l'immagine del Vescovo nella Basilica di Santa Maria in Portofuori è effettivamente coerente con gli elementi del corredo rintracciati, e ad esempio non solo la casula, ma una delle tuniche, o comunque una veste che stava sotto la casula, che come vedete qui è riccamente operata e ritorna, forse si vede male, ma ritornavano questi decori anche all'interno dell'affresco, ancora non solo i guanti, ma addirittura gli anelli. Infatti nella cassa, muratori, non vi ho letto il passo, ma muratori lo dice, si erano trovate anche delle gemme in cristallo di rocca. Una delle quali era anche finemente appunto lavorata. Non si trovano però gli anelli, cosa strana, si trovano le gemme. Questo è un altro mistero che magari un giorno sveleremo. Comunque, andando avanti, osserviamo la casula. Sotto la casula erano due vesti in realtà, una dalmatica e una tunica. Sono molto simili, ma ci siamo resi conto che una aveva i polsi e gli orli e i polsi molto ampi, l'altra estremamente stretti. Vedete, questo è proprio il polso per la manica. E dunque si trattava di due elementi appartenenti a due vesti diversi. Si tratta di elementi appartenenti a due vesti diversi, vesti che effettivamente si ritornano alla tradizione iconografica. E ad esempio a Santa Maria sopra la Minerva
nel XIII secolo vi è un mosaico che ci fa capire come dovevano essere costituite anche queste vesti. La dalmatica appunto con la manica più ampia e la tunica con la manica stretta. Lo vediamo questo anche nella scultura del 2300 e a Uzest, il sepolcro di niente di meno che Papa Clemente V, mostra le stesse caratteristiche. Di nuovo vediamo una manica stretta più larga e una più stretta. Ancora qui è molto ben evidenziato poi il decoro della parte inferiore della dalmatica in questo caso. Quindi queste fasce estremamente lavorate. All'interno del corredo troviamo anche delle fasce contenute al Museo Arcivescovile, fasce che, questo giusto per darvi un esempio di come era poco comprensibile le fotografie pubblicate, possono essere riconosciute in queste immagini di muratori. Ora si tratta di bande di queste dimensioni, di lunghe bande che sono di nuovo decorate a rombi, sono in tessuto metallico di seta d'argento in realtà e a nostro avviso si possono ricollegare al manipolo. Il manipolo è una fascia appunto che si attorcigliava sul braccio sinistro e scendeva con un lembo più pronunciato. Tra l'altro sappiamo che mentre nel Cinquecento diventa a una terminazione trapezoidale, prima invece era una fascia dritta. E in effetti così lo vediamo in queste immagini, ma vediamo anche che dal 200 spesso presenta una croce che doveva essere piuttosto evidente sul polso. Ecco, all'interno di queste fasce, di queste bande, noi abbiamo trovato, ce n'è solo una in effetti, anche con la croce. Questo elemento è confrontabile con pochi reperti tessili che sussistano, ancora esistenti, voglio dire. Uno particolarmente interessante l'abbiamo rintracciato a Augsburg, dove il manipolo di Saint Urlich appunto era molto simile sia di dimensioni che per il motivo, che è sempre un motivo, come vedete, a grosse losanghe. È meno prezioso, ovvero non ha l'argento in questo caso, ma è un valido elemento di confronto. Ancora manipolo compare in tutta la statuaria di nuovo di questo periodo e qui lo vediamo di nuovo nell'immagine scolpita del vescovo defunto. Stiamo vedendo il vescovo Antonio Orso, vescovo di Firenze, e vedete sulla manica appunto spunta questa fascetta. Stessa cosa di nuovo nel sepolcro di Clemente V, è particolarmente lungo e decorato, lo vediamo un po' qui. Si tratta di un elemento simbolico, ogni elemento del bestiario ha un significato simbolico che può cambiare nei secoli. Il palio all'inizio, anche la forma era diversa, per esempio, indicava la purezza, ma allo stesso tempo anche la sottomissione al vescovo di Roma, per esempio. Il manipolo, di nuovo, si può ricollegare in una filiera fino alla filantropia o all'animo particolarmente filantropico del vescovo in questo caso. Ma una cosa importante è che non era soltanto appannaggio di vescovi, come vediamo qui è portato anche, si presenta anche all'interno del corredo del Papa. E di nuovo lo vediamo il manipolo anche ancora nel 300 pieno, in questo caso, nella statua funebre, un gisant si chiamano queste sculture che mostrano
il vescovo morto, comunque il defunto, e lo vediamo, dicevo, ancora anche in questa, in questo gruppo di produzione francese. I calzari non sono ancora forse dentro la cassa, però già la forma si può ricollegare appunto ai calzari che nel 300 erano usati dal vescovo, in questo caso il vescovo di Roma, il Papa. E le chiroteche. Le chiroteche sono un elemento straordinario, un dettaglio. Già quando arrivano a Roma, di questo abbiamo trovato anche delle tracce documentarie, quando le chiroteche arrivano nei laboratori della Vaticana, già c'è un dito tagliato. Non sappiamo quando il dito fosse stato tagliato, probabilmente però fu tagliato proprio per recuperare un anello dalla salma. E all'interno del corredo però erano state trovate anche delle gemme in cristallo di rocca. Qualcuno dice quelli sono gli anelli, in realtà quelle gemme erano sfuse. Allora mi chiedo, hanno recuperato l'oro e non le gemme? Quello è un mistero. Ad ogni modo, le chiroteche sono dei guanti fatti a maglia di seta, e sui guanti sono state applicate, in questo caso incollate, ora però forse appunto cucite, degli smalti. Le chiroteche sono un elemento tipico, e proprio con questi due tondi al centro, sono un elemento tipico che vediamo sia nelle statue dei papi che quelle dei vescovi, fin dal 200 al pieno 300. E ecco, in questo caso non erano semplicemente semplici guanti, avevano, come vedete, anche un decoro di un racemo che correva all'estremità su un sfondo rosso. Originariamente i guanti dovevano essere bianchi oppure avorio, un beige, color panna al massimo. Ora ovviamente li vediamo inscuriti dal tempo, ma osserviamo i due tondi, i due smalti che sono stati applicati sopra. Ora, Santi Muratori all'epoca scrisse che sono smalti di ispirazione bizantina, ma di grossolana manifattura italiana, e vi riconosce un Cristo e una Vergine. Ora, se hanno una patina, avrebbero di nuovo bisogno di un restauro, ma effettivamente possiamo notare che nella perfetta tradizione bizantina ci sono delle didascalie, e qui ci sono due lettere, uno iota e un sigma, Jesus, e qui un chi e un ro, Christos. Dunque non ci pone dei problemi con le immagini, è Gesù Cristo. Ora, una Vergine però così abbigliata e con un elemento che sembra un libro in mano non si è mai vista, soprattutto non si è mai vista una Vergine a capo scoperto anche. E se guardiamo l'iscrizione è in latino in questo caso, e c'è una S, una iota, scusate, una I, una O, questa è una H, una E e una S. Piero Piccinini negli anni 90 ha riconosciuto questo ritratto come il ritratto di San Giovanni, un San Giovanni con un libro, dunque un evangelista. Questo un'identificazione molto più plausibile, e Piero Piccinini aveva detto manifattura veneta, anzi veneziana, perché in effetti a Venezia sappiamo che prima vengono importati moltissimi questi oggetti da Bisanzio, direttamente da Costantinopoli, sono produzioni alte. D'altra parte però lo studio di questi oggetti non è ancora così avanzato da permetterci di distinguere perfettamente una manifattura veneziana
del 300, 2-300 anzi, dalla manifattura di Costantinopoli. Perché questi sono oggetti che viaggiano, perché non è stata scavata nessuna officina, perché non abbiamo delle fonti scritte che ci dicano dove questi oggetti sono prodotti. E allora guardiamo la tecnica. Della tecnica siamo abbastanza sicuri, perché questi oggetti vengono copiati soprattutto a partire dal XIV secolo lungamente, non solo a Venezia ma anche in Sicilia, e però vengono copiati, e soprattutto la forma, la tecnica che si usa in Occidente è diversa. È lo Champlevé. Mentre lo Champlevé, qual è la differenza fra Champlevé e Cloisonné? Questo è Cloisonné. Che lo Champlevé consiste nel scavare una lamina, poi riempirla di pasta vitrea, cuocerla e dare un effetto. In questo caso, invece, questo è tipico del Cloisonné bizantino, fin dal IX secolo, ma forse anche prima, che gli esempi di Cloisonné che possono essere studiati li conosciamo dal IX secolo. In questo caso si prende una lamina molto sottile e si fanno delle guide, queste guide, per intenderci, che vediamo in sezione, che vengono saldate alla lamina, con meno dispendio ovviamente d'oro, ma con un effetto più duraturo e anche più lucido, perché la pasta vitrea in questo caso ha degli alveoli molto più profondi. Questo, e lo vediamo dalle fratture, l'abbiamo visto insieme, è un perfetto cloisonné. Un cloisonné che prevede anche tanta tecnica e tanta conoscenza. È scritto in latino. Ok, non so se questo pone un problema. Se adesso osserviamo alcune altri elementi e cerchiamo di smontare un po' la critica, scopriamo che forse non siamo di fronte a degli oggetti così occidentali. Voglio dire che il Cristo è stato riconosciuto come un brutto Cristo, un Cristo assolutamente, un'immagine assolutamente grossolana, perché appunto non rientra nei canoni di Bisanzio, secondo alcuni studiosi. Ora osserviamo che però effettivamente anche nei cloisonné, stiamo parlando di celebri, di opere molto celebri in questo caso, anche nei cloisonné questo movimento dei capelli, questa laminetta ondine, non è così rara, e lo vediamo già in degli smalti che possono essere identificati come smalti del XII secolo. Qui sono stati poi rimontati più avanti, perché spesso questi oggetti viaggiavano molto, questi oggetti venivano scambiati e questi oggetti venivano spesso riutilizzati. Dicevo, sono stati rimontati in una capsella reliquiario, quella di Santa Prassede al Tesoro Vaticano. Se osserviamo la figura di Giovanni Prodromo, cioè Giovanni Battista, nella barba ha degli analoghi, non si vede, non si vede l'immagine, ma lo vediamo anche qui. La barba e la capigliatura del Battista presentano delle movimentazioni proprio della laminetta del cloisonné estremamente torti, che possono essere conservati. Questa è una straordinario oggetto, è un'icona, anzi era un'icona, che adesso si trova a Tbilisi, al Museo d'Arte della Georgia. Si chiama il Trittico Kakuli, gli enamel, gli smalti sono precedenti, XII-XIII secolo, il trittico è datato al XIII secolo avanzato e poi fu rimontato comunque nel tempo diverse volte. Ancora a Siena, Biblioteca degli Intronati, un codice manoscritto, in questo caso dell'XI secolo, riceve una nuova copertura aurea, questa bizantina in effetti, con molti smalti rimontati attorno al XIII-XIV secolo. Gli smalti sono un pasticcio di smalti precedenti.
Qui di nuovo, nella barba del Battista, troviamo lo stesso movimento, e così nei capelli, ma non siamo ancora tanto vicini. Più vicini invece con un'altra coperta di manoscritto, il manoscritto di Mstislav, 1551, sappiamo che viene realizzata la nuova coperta in filigrana con l'inserzione di smalti precedenti, e il manoscritto invece è sempre dell'XI secolo. Se osserviamo bene questi smalti, vediamo che in effetti non sono tanto diversi dalla capigliatura di Cristo, anzi la capigliatura di Cristo è estremamente elaborata, questa non è un'opera grossolana, affatto. L'unico problema forse qui è che questo santo è molto noto, ed è molto noto nella Rus di Kiev, è uno dei santi, e questo santo, questa produzione, non abbiamo notizie che venisse portata avanti nella Rus di Kiev. Dunque dobbiamo, ma sappiamo bene che la Rus di Kiev aveva dei rapporti straordinari con Bisanzio proprio nel XII-XIII secolo, e dunque potremmo supporre una manifattura bizantina per una committenza che non è appunto bizantina. Un altro oggetto straordinario che è la mitra del vescovo di Linköping, in questo caso nel XV secolo una serie di smalti straordinaria viene rimontata nella mitra di un vescovo svedese, se osserviamo gli smalti iniziamo effettivamente a trovare dei confronti. Confronti che non riguardano tanto la paleografia, anche se in questo caso molto indicativo è il fatto che gli smalti hanno iscrizioni in latino. Però vedete il nimbo, per esempio, che è verde all'interno e rosso all'esterno. Ancora, guardate come sono scavati gli alveoli, hanno un andamento quasi circolare e delle pieghine quasi circolari, un po' qui tornano. Ancora, il libro. In questo, scusate la qualità, ma meglio di così non sono riuscita a trovare, a colori, perché li avevo solo in bianco e nero. Effettivamente i colori sono gli stessi, i colori sono molto importanti in questi oggetti. E di nuovo a un evangelista. Ancora, un altro confronto proposto per le chiroteche, anzi gli smalti delle chirotecche di Ravenna, sono le chiroteche di Bressanone, che erano decorate parimenti con degli smalti che vediamo qui. San Paulus, di nuovo Sanctus Paulus è latino, però qui ci sono delle straordinarie somiglianze, in particolare vedete il modo in cui è fatta la manica, questo è un segno di bottega, guardate, è molto molto simile. Dunque c'è un apparente non solo i colori, ma il modo in cui viene inciso davvero e realizzato, non inciso, vengono piegate le lamine per creare gli alveoli del volto, guardate il naso, è molto simile. I colori utilizzati sono molto simili. Questi ricorrono quasi uguali nella chiroteca, nel tondo con Cristo. Dunque una parentela. Chi ha studiato sia la mitra di Linköping che quelle di Bressanone ha detto, e sto parlando di Paul e Farrington, ha fatto un'ipotesi molto interessante alcuni anni fa. Ha ipotizzato che effettivamente questi oggetti, soprattutto questi, fosse una produzione di Costantinopoli del XIII secolo. Di Costantinopoli, però per una committenza occidentale. E infatti nel 1204 Costantinopoli cade in mano a una banda di occidentali che invece di fare la quarta crociata, ovvero che fanno la quarta crociata, ma invece di arrivare in Terra Santa si fermano a Costantinopoli, hanno una meravigliosa idea di sovvertire il governo
rimpiazzare l'imperatore, o meglio lasciargli solo delle cariche onorifiche, e stabilire un governo latino. È il governo latino di Costantinopoli, 1204-1261. Questi oggetti, che sono delle produzioni di straordinaria qualità e preziosissime, probabilmente non smettono di essere, cioè la produzione non smette, la produzione di questi oggetti. Però in quel momento capiamo che già tanti occidentali, pensiamo ai genovesi o ai veneziani, che già avevano i loro quartieri a Costantinopoli, già vivevano nella capitale. Poi però, a maggior ragione, sono nella capitale e possono appunto commissionare questo tipo di elementi, che inizia a dare molto di moda in Europa effettivamente. E infatti un'altra studiosa, la Rosenberg, qualche anno fa un'altra ipotesi, che i medaglioni di Bressanone, sempre, e di Linköping, siano invece collegati a una manifattura siciliana, questa del XII-XIII secolo, però una manifattura che effettivamente, secondo lei, continua fino a questo periodo. Quali sono le prove? Non ne abbiamo, perché non possiamo collocare perfettamente nessuno di questi medaglioni in un luogo. Però posso dire, ad occhio, che la tecnica usata è veramente di altissima qualità, così come appunto gli oggetti in sé. E posso dire, in base a una riflessione storica, che nel Mediterraneo del XIII secolo o del XIV secolo, in cui le merci viaggiavano tantissimo dall'Asia anche fino appunto alla Spagna, in cui c'erano delle corti e quindi c'era la necessità di ostentare le proprie possibilità, allora non è difficile che anche una produzione di Costantinopoli in latino, che non pone dei problemi questo, sia poi stata portata o stata venduta in Europa. Tra l'altro, un altro problema della storiografia è proprio questo: quello che è scritto in greco viene da Bisanzio, quello che è scritto in latino no. A parte che a Bisanzio fino al VII secolo si parlano due lingue tutti i giorni, in certi territori. Poi a Costantinopoli, che era una delle città più cosmopolite della terra, si sono sempre parlate tante lingue, e il latino si parlava, e soprattutto in questo momento, quando c'erano interi quartieri appunto agli occidentali. Dunque, se a mio avviso, a meno che qualcuno non mi dimostri che ci sono degli smalti di sicura produzione siciliana, e io penso che effettivamente esistano, o mi mostri veramente come sono fatti gli smalti di produzione veneziana, perché purtroppo non, quasi mai abbiamo la fortuna di vedere come sono fatti dentro, e anche qui ci vogliono delle analisi specifiche in laboratorio per vedere come sono fatti dentro. Per quanto mi riguarda, sono degli esempi eccezionali, potrebbero anche essere appunto aver viaggiato da Costantinopoli verso Occidente. La dimostrazione poi sempre degli avori, degli smalti di Linköping e della loro associazione con quelli di Ravenna è proprio nella capigliatura di un arcangelo, che è molto, anche la forma del volto e soprattutto il naso è davvero molto simile al nostro Cristo. Insomma, in questo momento, e anche le chiroteche di Bressanone lo dimostrano, gli smalti sono il non plus ultra per decorare i guanti papali o vescovili. Questi, quelli di Clemente IV, scusate, sono senza dubbio occidentali. Quelli invece di Bressanone, come vedete, furono rimontati. Dunque sono oggetti che vengono utilizzati anche per tanto tempo, e forse sono l'esempio più simile a quello appunto di Ravenna. L'ultima cosa, tranne i guanti,
Il corredo è quasi tutto realizzato in tinte rosse. Dopo la professoressa Tosi Brandi vi dirà qualcosa al riguardo. Io vi dico solo che il rosso è un colore regolamentato, è molto regolamentato, fra il 2 e il 300, per le vesti papali e per le vesti vescovili. Nel 1215 gli atti del IV Concilio Lateranense sconsiglia di indossare vesti rosse perché sono troppo sfarzose. Prima di divenire Papa, Innocenzo III, e siamo sempre all'inizio del 200, aveva dichiarato che rosso e verde erano colori liturgici, uno usato durante la Pentecoste nella commemorazione di apostoli e martiri, il verde, il rosso, il verde invece per le vesti liturgiche delle messe di tutti i giorni. Passiamo al 300. Nella seconda metà del 300 un trattato prescrive che le vesti del Vescovo di Roma, le vesti funebri, e qui ci avviciniamo, dovevano essere rosse, quasi tutte rosse, a parte i sandali bianchi, il cingulum e una cintola, tutto il resto deve essere rosso. Ecco, da quello che abbiamo, il corredo di Rinaldo non sembra distanziarsi molto da quello del Vescovo di Roma, e questo già ci dice due cose. Uno, che siamo di fronte a una delle corti del 300, perché a tutti gli effetti gli episcopi sono corti e il Vescovo ha la sua corte, una delle corti più altolocate in vista, già questo lo sapevamo, ma si dimostra anche dai costumi. Due, che Ravenna, come sempre direi, come studiosa di Ravenna, prende molto dal cerimoniale papale e forse in senso anche di espressione per manifestare la propria, il proprio livello, ecco. Che poi fossero rossi e le vesti di Rinaldo da Concorrezzo fossero rosse, abbiamo forse qualche esempio. Questo affresco purtroppo non è stato mai fotografato davvero a colori e nel 1944 è scomparso. Però grazie all'amica Elisa Emaldi, che appunto fa parte della mia famiglia del Museo Nazionale, abbiamo rintracciato un acquerello sul mercato antiquario, acquerello del 1908, che dipinge la chiesa di Santa Maria in Portofuori. Guardate di che colore è l'abito di quello che conosciamo come Rinaldo. Inoltre, in questo caso ringraziamo un altro caro amico, Alessandro Volpe. Queste foto, che sono di una collezione privata e sono state realizzate negli anni 30, a ridosso degli anni 40, sono fra le pochissime note fotografie a colori, e di nuovo abbiamo la certezza adesso che effettivamente Rinaldo si vestiva in rosso. Grazie. E passo la parola. Grazie. Allora, cercherò di essere sintetica perché, come avete visto, il tema è molto complesso e questo corredo è veramente interessante, ma perché è articolato da vari tipi di oggetti. Avete ascoltato soltanto un decoro di un oggetto, i guanti, quanto a lungo è stato studiato e quanto ancora c'è da fare. Io vi riporto così prendendo spunto dai colori, sui tessuti, e cerco di fare con voi lo stesso percorso che abbiamo fatto noi quando abbiamo iniziato a lavorare, perché come diceva la professoressa Carile, abbiamo iniziato, io almeno, la professoressa Carile questa ricerca l'ha iniziata, come vi diceva, prima del mio coinvolgimento, ma io ricordo di aver visto prima un po' tutto a volo d'uccello, quindi le
casule al Museo Arcivescovile, che forse qualcuno di voi ha già visto, sono due, non c'è soltanto quella, ma perché l'altra prende la scena rispetto a questa. Non l'abbiamo portata perché la stiamo indagando, ma l'abbiamo lasciata, diciamo, in stand-by perché ci stiamo occupando soprattutto di questa. E poi abbiamo incominciato a vedere tutti i tessili che erano qui al Museo Nazionale, classificandoli per, facendo paragoni fra loro, cercando di capire le epoche, le forme e i materiali. Poi, come vi ha detto la professoressa Carile, qualche cosa rimandava, c'erano dei confronti molto stringenti tra la casula che state vedendo e che potete vedere quotidianamente al Museo Arcivescovile e i frammenti tessili che sono tuttora qui nei magazzini del Museo Nazionale. Quando ci siamo accorti dell'uguaglianza, mi sbilancio perché effettivamente sono uguali. Noi dal punto di vista scientifico siamo costretti a dire molto simili, ma sono gli stessi, hanno le stesse misure, hanno gli stessi colori, ma insomma comunque dobbiamo essere ancora caute perché tutte le analisi scientifiche devono essere fatte, soprattutto quelle di laboratorio eccetera. Ma quando abbiamo visto quando abbiamo visto che erano molto simili, siamo tornate al Museo Arcivescovile. Allora vorrei raccontarvi proprio quello che, anche le nostre sensazioni, quello che abbiamo visto. Intanto questo è dietro un vetro, è sotto un vetro, quindi è stato difficile fotografarlo, misurarlo, però ci abbiamo fatta. E siamo tornati a vedere questo tessuto e abbiamo detto, ma caspita, proprio molto simile alle vesti che noi abbiamo al Museo Nazionale, quindi sostanzialmente il corredo è pressoché ricostruibile. Poi ci siamo chiesti, ma come mai questo corredo funebre di un arcivescovo di Ravenna, dopo tutto quello che è stato detto fino adesso, il colore è rosso, qui è sbiadito ma è ovvio che è rosso, perché un tessuto così poco appariscente per un arcivescovo del calibro di Rinaldo o Rainaldo da Concorezzo? Come mai, insomma, che tessuto è? E quindi abbiamo indagato il tessuto, che abbiamo potuto fare, l'analisi abbiamo potuto fare autopticamente qui al Museo Nazionale perché è stato possibile con i materiali, gli strumenti che avevamo, fare una prima analisi. Ma e quindi vorrei parlarvi di questo tessuto. Prima, che cos'è la casula o pianeta? È il mantello del corredo liturgico. Il nostro possono avere varie forme, però dal punto di vista sartoriale questo è un semicerchio che una volta indossato assume la forma conica, come vedete qui dalla grafica. Questo è il grafico che abbiamo fatto grazie a una collega, Tessie Nozernikos, che è venuta qui a Ravenna e ha lavorato anche lei con noi sul materiale tessile. E è il grafico che riporta tutte le misure dei teli e delle cuciture. È stato complicato perché col vetro non è stato semplice, ma grosso modo li abbiamo ricostruiti. E uno si può chiedere perché, a che cosa serve? Ma questo serve per capire il tessuto che abbiamo di fronte, perché i tessuti sono fatti di altezze o larghezze, seconda di come uno le vede, ma sono altezze e lunghezze, e le lunghezze sono interrotte da cosa? Da cuciture. Queste cuciture possono essere tagli, quindi due tessuti che si assemblano con la cucitura, e quindi sarà necessario smontarli per vedere dove e come sono stati tagliati i teli. Ma una cosa interessante che ci ha subito colpito erano le altezze, molto difficili da controllare. Adesso voi non potete leggere, ah sì, forse leggete meglio di me voi, quindi 42, 38, sono tessuti abbastanza
bassi, non sono alti. Comunque le sete erano tra i 55 e i 60 centimetri di altezza di solito, queste sono un po' più piccole. Bene, ci dicevamo, perché questo conferma un'ipotesi che già avevamo fatto. Quelle tracce, quei tratteggi che vedete sono le è la riproduzione della fodera, perché questa casula, così come tutti i vestiti del Medioevo, avevano delle fodere, o almeno quasi tutti. Questa ha sicuramente una fodera, ma è stata anche restaurata, quindi è molto difficile da comprendere effettivamente. Vi riporto sui colori e sul fatto che casula e le altre vesti che sono in frammenti qui al Museo Nazionale hanno un colore molto bello. Bello però non è sufficiente, è straordinario. Straordinario per chi conosce i colori antichi, non ovviamente quelli chimici. Questo è il tessuto più prezioso che nel Medioevo poteva essere prodotto, non a Ravenna, non in Europa, ma in tutto il mondo, Oriente, Occidente, Asia, Europa. È il cremisi, tinto con il kermes o cocciniglia, vale a dire, un altro termine ancora, la grana, cioè tutte le bacche che erano parassiti, erano la produzione, diciamo, dei parassiti delle querce. Voi immaginate quante ce ne volevano per realizzare un bagno di tintura. Questi parassiti, ci si accorge della potenzialità tintoria di questi parassiti in Oriente, e poi naturalmente la produzione arriva anche in Occidente, commerciando, importando, quindi esportando dall'Oriente, importando in Occidente questo materiale, che giungeva in grandi quantità, però non era accessibile a tutti, perché per ottenere quello che lì vedete, un colore molto saturo, che è conservato perfettamente nei vestiti del Corredo che sono qui in Museo Nazionale, ci volevano tantissime quantità di prodotto. Quindi il cremisi è il tessuto per eccellenza più prestigioso, che denota proprio le massime cariche, il tessuto dell'imperatore, il tessuto del re, il tessuto del papa, il tessuto delle cariche più ecclesiastiche più elevate. Ed è quello che in epoca bizantina, in epoca alto medievale, era la porpora, in epoca anche più antica. Quindi la porpora non veniva più prodotta così come veniva prodotta nell'antichità, viene sostituita dal kermes. E infatti questa è l'epoca in cui soltanto le alte cariche possono indossare capi d'abbigliamento di questo colore, perché è vietato agli altri. È vietato per ragioni sociali, ma è vietato anche perché è inaccessibile, proprio economicamente, proprio inaccessibile, ma anche perché ne giunge poco in Europa, e quindi è disponibile semplicemente a chi ha la possibilità poi di accedervi. Quest'epoca, però, l'epoca di Rinaldo, come ha detto la professoressa Carile anche a proposito dei, come si chiamano esattamente, i medaglioni? Gli smalti, questi decori dei guanti, è un'epoca di grandi scambi commerciali che aumentano, perché aumenta anche, soprattutto in Occidente, l'epoca XII-XIII secolo della crescita economica, in seguito alla crescita demografica, c'è più richiesta di oggetti di lusso, perché c'è qualcuno, ci sono delle classi sociali nuove che si sono arricchite, che quindi possono permettersi oggetti di lusso, quegli status symbol che prima non erano loro appannaggio, ma che adesso incominciano a poter comprare. Allora queste richieste aumentano appunto la domanda, aumenta anche un'offerta, e quindi attraverso gli scambi commerciali di tipo religioso anche, o semplicemente economico, politico, aumenta la produzione in Oriente, che arriva anche in Occidente. Ma gli occidentali stanno lì ad aspettare soltanto che arrivi una produzione dall'estero che costa tantissimo?
No, incominciano anche a copiare. E chi copia meglio sono gli italiani. Nel tessile non c'è dubbio, ci sono i veneziani esportavano naturalmente la grana, da cui deriva anche un altro, la grana intendo il kermes, ma la grana si intende anche il denaro, no? Arrivavano questi oggetti molto preziosi che qui in Italia, nelle città, in alcune città italiane, non dappertutto, venivano smontati letteralmente per capire come erano fatti. E così incominciano ad arrivare i materiali, e questi materiali vengono studiati, analizzati e si incomincia una produzione. Ma la produzione non arriva immediatamente, perché la produzione implica maestranze, ma anche strumenti, quindi telai, oppure strutture per la tintura apposta, insomma tutte le filiere. E in Italia incominciano quindi ad essere messe a punto. Quello che vediamo del Corredo di Rinaldo, dunque, così anche come il discorso che è stato fatto per i decori dei guanti, presenta un'altra grande domanda delle nostre ricerche. Questi tessuti sono di produzione italiana o sono di produzione orientale? Noi non lo sappiamo, non possiamo dirlo, ma sappiamo però quali sono tutte le carte sul tavolo da tenere in considerazione, tenuto conto appunto che questi oggetti erano oggetti che viaggiavano, che venivano donati, ma non venivano soltanto commerciati. Ad alti livelli erano gli oggetti che circolavano di più, insieme a quelli di cui vi ha parlato la professoressa Carile, perché erano facili, si piegavano, si portavano ed erano i materiali di scambio diplomatici. Quindi era assolutamente normale che nelle corti occidentali ci fossero oggetti orientali che venivano scambiati con altri, naturalmente. E in questa fase, fra 200 e 300, che è anche la fase della nascita del fenomeno della moda, che ha come base proprio la necessità di rispondere a nuove domande, quindi l'offerta si adegua, gli artigiani italiani soprattutto, ma ovviamente anche quelli fiamminghi per quanto riguardava la lana, si organizzano, e quindi c'è una nuova produzione di cui noi non abbiamo fonti materiali. Del 2 e del 300 sono rarissimi i capi d'abbigliamento, sono veramente, non ci sono per il 2 e per il 300, frammenti. E i tessuti, se ci sono, sono tessuti in genere riferibili, riconducibili a paramenti sacri, perché in ambito ecclesiastico i tessuti venivano conservati più a lungo come reliquie, come oggetti sacri e quindi valevoli di essere custoditi. Mentre nelle corti regali venivano conservati, ma a partire dal XIII secolo, quando nasce appunto il fenomeno della moda, che gli storici dicono che nasce, ovviamente nessuno sapeva che c'era la moda a quel tempo, ma sappiamo che il valore degli oggetti aumenta se questi oggetti sono nuovi, e quindi quelli che sono vecchi vengono anche abbandonati, distrutti, lasciati, dispersi. Se quindi nelle corti ecclesiastiche questi si tengono per ragioni sacrali, nelle corti mondane no. Ecco perché si sono conservati soprattutto tessili che voi vedete nei musei di natura ecclesiastica, ma quei tessuti di natura ecclesiastica fino almeno al XVIII secolo, mi sbilancio, sono i tessuti alla moda del tempo. Tanti paramenti sacri venivano fatti con capi d'abbigliamento che nelle corti o nelle famiglie più ricche venivano poi dismessi e regalati, e da lì si facevano delle pianete, delle dalmatiche, eccetera. Ma il repertorio tessile in fonti materiali che noi abbiamo deriva soprattutto dall'ambito ecclesiastico. Non ci deve però sviare il fatto che non era quello di moda del tempo, no, assolutamente, era proprio quello di moda
che andava di moda al tempo. Bene, in questo, tornando alla fase di Rinaldo, fra 2 e il 300 pochissime persone ancora possono permettersi abiti di seta, ma le leggi suntuarie che disciplinavano le vesti nelle città italiane ed europee incominciano a dire che la seta va dosata, dunque c'era anche chi la poteva comprare e la voleva indossare. E queste sete, che si diffondono a partire dalla fine del XII, inizio XIII secolo, hanno un nome. Si chiamano zendadi o sendadi. Tanto vediamo alcune particolari della casula che, come vedete, ha un decoro molto semplice. È il decoro con queste due file di losanghe staccate, sfalsate, che ornano il centro davanti, il centro dietro e la scollatura. Qui rivediamo Rinaldo, ma vi faccio vedere anche le altre due vesti che avete già visto scorrere. Questa probabilmente è la tunicella, la veste più lunga. Perché? Perché questo decoro doveva vedersi, mentre l'altra, di cui qui abbiamo ingrandito questo decoro che è bellissimo, poi chissà come doveva essere in origine, decora un'altra veste che è la dalmatica, quella che ha le maniche ampie che vi è stata già mostrata. E Rinaldo, anche se l'affresco non entra nei dettagli perché purtroppo la fotografia non è precisa, ma soprattutto l'affresco anche fotografato era già danneggiato, ha però questo decoro. Quel decoro ha un nome, si chiama brusta, ed erano le decorazioni delle parti superiori e inferiori dei capi d'abbigliamento liturgici. Questa ve l'ho messa perché quando io la vidi rimasi molto colpita. Allora, il 5 gennaio del 2023 c'è stato il funerale del Papa Emerito. Non so se l'avete visto, io l'ho visto perché era un evento straordinario nella storia della Chiesa, l'ho visto in TV naturalmente. Non era mai accaduto che un Papa celebrasse la messa per il funerale di un Papa Emerito. E Papa Francesco come è vestito? Con una casula ottoriale rossa decorata con scacchi oro e rossi. E vi dico solo questo. A me ha colpito molto. La Cristina aveva subito la foto su WhatsApp. Ecco. E qui ritorniamo alle due, ad altre fotografie che avete già visto, ma avete visto anche quelle precedenti che vi ho fatto vedere. Così come noi le abbiamo trovate qui al Museo Nazionale, restaurate da Claudia Kusch, una cara amica tra l'altro. Questi due manufatti che sono stati così assemblati vanno incrociati con le altre due foto che avete visto. Non sono 4 capi d'abbigliamento, sono 2, ma i capi d'abbigliamento, una volta che sono assemblati, è difficile mostrarli bidimensionalmente, perché quelli sono tridimensionali ed è ancora più difficile mostrarveli. Infatti il nostro progetto richiede proprio anche la possibilità di usare tecnologie digitali per mostrarli in 3D, perché così si devono presentare, ma non si possono naturalmente restaurare così come erano, perché questi frammenti che qui vedete non sono cuciti fra loro, e anche negli spostamenti volavano, perché questo tessuto, adesso ritorno al tessuto di cui vorrei parlarvi, questo zendado è molto simile al taffetà. Se dico taffetà capite quasi tutti di che cosa si tratta, quindi un tessuto leggerissimo di seta che però è diverso dal taffetà. E questo zendado, perché lo zendado era probabilmente un pochino più spesso. Di zendadi non se ne sono conservati in Europa, se non alcuni frammenti che sono a Londra. Frammenti che però ci danno l'idea di un tessuto rado, simile a un setaccio, perché sono
riconducibili alla tipologia di zendado più comune. Noi sappiamo che quando i lucchesi incominciano la produzione dei tessuti tessili e sono i primi a realizzare i tessuti tessili più belli a imitazione di quelli orientali, incominciano con gli zendadi. Perché? Perché il telaio è il più semplice, è quello della tela. Il taffetà non è altro che la tela di seta. E quindi il rapporto tra trame e ordito uno a uno è molto facile, elementare. Quello che è difficile è ottenere un tessuto di pregio dai materiali. Quindi non è tanto la tessitura, non è il lavoro sul telaio, ma è il lavoro precedente. Gli statuti lucchesi che siamo andati a riguardare, che risalgono al XIII e XIV secolo, ci dicono esattamente come dovevano essere. Il problema è che noi, non avendo delle fonti materiali a cui accostare le istruzioni, è difficile. Recentemente Sophie de Rosier, che si è occupata di questi tessili, ha fatto un'analisi interessante, dimostrando che erano sì dei tessuti semplici, ma la semplicità non toglie il pregio a questi tessuti se i filati con cui vengono realizzati sono ben ritorti e quindi sottili, se sono tinti con materiale pregiato e se dopo la tessitura vengono tinti, perché una caratteristica degli zendadi è la tintura in pezza. Questi sono tutti tinti in pezza. Se fossero stati tinti, sono tinti in pezza per un motivo, perché sono tessuti uniti su cui sono stati appoggiati gli ornamenti. Qui non abbiamo tessuti operati. Se nello zendado avessimo inserito degli intrecci diversi, creando motivi figurativi con sete di altro colore, questi avrebbero perso tutti i colori, perché una volta tinti anche i filati di colori diversi non avrebbero reso. Quindi questa è un'altra conferma del fatto che potrebbero essere zendadi. E se fosse così, perché gli statuti di Lucca, quelli dei tintori, dicevano che se i tintori lucchesi non avessero tinto come si doveva lo zendado cremisi, quindi facendo fare una brutta figura a tutta la corporazione, ma a tutti, ecco, avrebbero avuto come sanzione il taglio della mano. Statuto. Dunque capiamo che erano oggetti di pregio su cui c'era una certificazione di qualità. Ecco, quelli di Rinaldo sono, secondo noi, degli zendadi. Se le analisi di laboratorio confermeranno le nostre ipotesi, sono gli unici zendadi sopravvissuti al mondo, gli unici zendadi di lusso sopravvissuti con le tecniche prodotte non sappiamo dove, se da Lucca o da altre parti, quelle che i lucchesi avrebbero eventualmente copiato. E c'è un altro procedimento poi dopo la tintura, è la celendratura. Perché noi questi tessuti non li vediamo più. Se vediamo la casula, anzi, ci fa quasi tenerezza. Ma era Cristina, tutte le volte che andiamo al Museo Arcivescovile, ci fa tenerezza, non solo perché è sotto vetro, in una condizione che ormai andrebbe superata, ma ci fa tenerezza perché non era così in origine. Voi dovete immaginarvi questi tessuti rosso, splendente, lucidissimi, come quello di Papa Francesco. Cosa che naturalmente hanno perso, perché la celendratura è anche questo ulteriore passaggio che creava una seta morbida, impalpabile, lucente, ed era quella che faceva meravigliare le persone che la vedevano. Noi oggi non ci meravigliamo più per un tessuto bello, perché intanto ne vediamo così pochi, ma al tempo erano veramente delle novità. E quando passava qualcuno per strada con dei tessuti così, e si rimaneva abbastanza incantati, nonostante questo tessuto non sia uno di quei tessuti operati che vediamo dopo, già dal XIV secolo, dall'epoca di Rinaldo arrivano in Italia anche i cosiddetti tessuti tartarici, che sono tutti i lampassi operati che i lucchesi copieranno superando anche
gli orientali, questa è una storia che conosciamo molto bene, ma questo è un periodo di passaggio e noi ci siamo anche chiesti se questo tessuto fosse già alla corte arcivescovile ravennate. Lo stesso corredo poteva essere qui, poteva non essere di Rinaldo, ma custodito all'interno del tesoro arcivescovile per un'occasione speciale, come fu poi il funerale e la morte naturalmente di Rinaldo. Altri particolari, giusto per farvi vedere la bellezza anche dei decori, per cui uno dice vabbè, non è un tessuto operato, ma questi decori fatti dai maestri di fette, che facevano tessuti dalle altezze piccoline per fare i nastri e gli orli, che ornavano tutte le vesti, anche non solo quelle religiose ovviamente, perché questi tessuti, ripeto, erano pregiati, però tinta unita erano un po' noiosi anche per loro. Allora le decorazioni servivano a impreziosirli, a renderli anche più belli. Decorazioni che sono floreali, geometriche e che si ritrovano anche in altre fonti. Qui vedete come poteva essere una dalmatica e un tessuto operato, per esempio. Anche i tessuti operati poi venivano ornati da bande. E qui vedete il particolare dell'apertura delle spalle della dalmatica, e questo è un frammento qui al Museo Arcivescovile. Quindi noi siamo in grado di ricostruirli questi capi d'abbigliamento perfettamente. Questo è il maestro di fette, telaio piccolo, e questo vi ho portato un documento di fine 200 dell'archivio di Stato di Bologna. 2 anni fa ho fatto una ricerca sull'archivio criminale, cercando tutti i vestiti rubati a Bologna fra la fine del 200 e gli inizi del 300, e la maggior parte dei tessuti rubati erano zendadi. Qui non so se riuscite a leggere, ma qui stiamo parlando di una sopravveste che si chiamava guarnacchia, di verde scuro, de zendado giallo, perché non è che si trova in tante vesti che ho trovato, in migliaia di documenti che ho consultato, non ci sono altri termini per identificare vestiti di seta, è lo zendado. Probabilmente questo termine indicava un po' una varietà, diciamo, di tessili riconducibili all'armatura, tecnicamente si chiama così armatura tela, simile cioè al taffetà. Noi abbiamo una lista merceologica che non sto qui a leggervi, ma lo statuto della Corte dei Mercanti di Lucca ci dice esattamente quanti erano, com'erano i tessuti uniti, contemporaneamente producevano anche quelli operati, come vedete, e insieme ai sendada, sendadini, torugini, taffetà, tersanelli, actabi o actabi, noi non sappiamo come fossero, ma se c'è una lista vuol dire che pur essendo riconducibile all'armatura tela avevano delle varianti, che però non sappiamo documentare perché non le abbiamo. Bene, noi speriamo tanto che il corredo di Rinaldo porti anche delle scoperte da questo punto di vista, e chissà che le fodere di questi capi d'abbigliamento non siano ulteriori passi avanti per distinguere gli zendadi fra loro, eccetera. Bene, per concludere, queste immagini che già vi ha fatto vedere la professoressa Carile rappresentano ulteriori indagini da fare su questo corredo. Quindi avete visto ornamenti preziosissimi, avete visto tessuti che apparentemente sembravano così non tanto interessanti, invece che hanno, vale la pena veramente studiarli dal punto di vista scientifico, e poi altri frammenti tessili straordinari dal punto di vista anche della qualità, come i ricami con i pappagalli, con gli apostoli che avete visto. Ma questi ricami, dove collocarli in questo sepolcro? A che cosa servivano? C'è una mitra da ricostruire, c'è un cuscino, c'è un lenzuolo funebre, ci sono altri elementi che dobbiamo scoprire, che speriamo di riuscire ad indagare
e non appena otterremo i finanziamenti, e ne sono tanti quelli che servono per studiare e prima di tutto restaurare questi capi. Grazie.